La bella e brava Claudia Cretti purtroppo sarebbe caduta in una discesa durante la settima tappa del Giro Rosa di ciclismo, la quale ha portato le atlete da Isernia a Baronissi, provincia di Salerno. Avrebbe sbattuto violentemente la testa e la spalla, vi ricordo, la ragazza procedeva ad una grande velocità a 90 km/h, da come si legge nel web. Ovviamente la sua situazione avrebbe fatto temere il peggio. Sarebbe poi stata portata in un ospedale campano, poi sarebbe stata operata d'urgenza alla spalla e alla testa e si troverebbe in terapia, o meglio, scusatemi, si troverebbe in prognosi riservata in un reparto di neurologia. La ragazza avrebbe riportato diverse fratture in base ai primi accertamenti sulla dinamica dell'incidente, avrebbe anche picchiato purtroppo la testa contro il guardrail. La squadra, che vi ricordo a cui appartiene, è la Valcar PBM, avrebbe informato che le condizioni al momento sarebbero molto gravi e l'atleta si troverebbe in prognosi riservata, ripeto, perché si potrebbero temere addirittura danni a livello cerebrale. Questo sarebbe quanto. Io in questo video non voglio assolutamente ledere la privacy di Claudia Cretti, voglio solo informare eventuali persone di quello che sarebbe accaduto nel pieno rispetto della sua privacy. Fatti forza, cara Claudia, non mollare, auguri di pronta guarigione e grazie a tutti. Questo video non vuole assolutamente ledere la privacy di Claudia Cretti né della famiglia Cretti, tengo a specificarlo, e se in questo video fossero presenti delle inesattezze me ne scuso, in quanto chi vi parla non è un giornalista, pertanto escludo su di me eventuali responsabilità di qualsivoglia natura penale e o civile. Grazie, saluti, a presto.